Buonasera e benvenuti in diretta da Sharada Caffè Como da Luca Celti e Gabriele Franconi. Ci troviamo in questo bellissimo e particolarissimo posto che è il nuovo Dehor di Sharada e la nuova casa del Beer Pong Championship. Dopo 5 edizioni al Barcollo, questa è la prima all'aperto, tra l'altro, in cui ci troviamo a raccontarvi le emozioni della 6ª edizione di Beer Pong. Abbiamo deciso di dividere le squadre in due gironi e quindi andremo a fare 5 partite di qualificazione per poi scegliere le due migliori per ogni girone, semifinali e finale per arrivare sull'Olimpo dei migliori. Bene, ora non ci resta che chiudere e farvi vedere com'è andata questa edizione della 6ª edizione del Beer Pong. Ciao! Siamo qua con la squadra San Pellegrino e i componenti come si chiamano? Tommy! Mattia! Allora, hanno problemi di pronuncia, come sappiamo, spiegateci perché. Questo è sempre un problema importante che i bambini affligge molti, molti bambini. Vabbè, torniamo un secondo al beer pong, come andate le prime due partite? Una persa e una vinta. Cosa aspetta il futuro del torneo? Vincere, 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 vincere! Ciao belli! Buonasera signore e signori, sono la figlia di Andrea Dupré. Allora, principesse, come si chiama la vostra squadra? Lupetti Furiosi, perché principesse era già stato usato. Com'è che sta andando? State vincendo? 2-2, lisce come l'olio. E ovviamente è solo merito tuo. Ovviamente. Pinocchio. Mi spiace di aver lasciato la Vale perché Birfregna, regna sempre, Birfregna, regna, Birfregna. Abbiamo qui con noi. Noi siamo i fastidi. Allora, come sono andati questi primi due turni? Allora, ho battuto. Benissimo. Ho battuto Minotti al primo turno. Che non è venuto. E non passa il turno. Passa. Poi il secondo turno. Abbiamo vinto ancora. Fastidi su fastidi. Qual è il vostro giocatore da cui traete ispirazione? Floriane. Attenzione, dichiarazioni importanti. Ore 2:15, ci troviamo qui con i vincitori della 6ª edizione di Beer Pong Championship, ma la particolarità è che non sapevano di aver vinto. Per me. Giuro che non avevo capito. Ma ora passiamo ai secondi classificati di questo torneo, che in realtà sono i veri, che sono i veri vincitori, perché loro non sapevano di aver vinto. Cosa si prova ad essere i veri vincitori? Abbiamo voluto parecchio arrivare ai secondi, l'importante è vincere, non è partecipare. E invece una dichiarazione da parte tua. Passare da ultimi a penultimi alla finale è un salto. Prego, e da Sharada vi salutiamo con i vincitori che non sappiamo ancora chi sono. Sono Giorgia e Peppo. Si chiude così Beer Pong Championship Act 6. Grazie. Raga, vi aspettiamo per la prossima. Vi batteremo. Adesso? E vai! La mia dignità la tua dopo.